Buongiorno, la rubrica in 5 minuti nasce con la voglia di non annoiare, ma di fissare i concetti in maniera facile e veloce. Oggi, in questa brevissima disamina, parleremo degli eventi sonori. Si parla di eventi sonori quando si ha una produzione di vibrazioni mettendo in risonanza un materiale o un corpo elastico. Comunemente chiamiamo suoni gli eventi sonori gradevoli e rumori gli eventi sonori sgradevoli. La differenza che esiste tra un suono e un rumore sta nelle proprie vibrazioni. Il suono produce delle vibrazioni regolari, il rumore delle vibrazioni irregolari. Molti eventi sonori irregolari, nonché rumori, possono risultare dannosi per il nostro organismo e in molti casi portare a inquinamento acustico, come avviene nelle grandi città. Nel linguaggio comune, i rumori a volte sono imitati con parole molto brevi che si definiscono onomatopee e che noi possiamo trovare nei fumetti. Molti eventi sonori regolari, nonché suoni, sono piacevoli per il nostro orecchio e per il nostro organismo. Ogni suono è prodotto da uno strumento musicale o materiale sonoro ed ha caratteristiche ben precise, di cui parleremo nelle prossime puntate. La classificazione dei suoni avviene in base alla fonte di provenienza e alle caratteristiche specifiche del corpo elastico che le emette. Eccoci qua, abbiamo finito. La prima lezione è andata e è durata meno di 5 minuti? Vi lascio la mappa concettuale da poter scaricare nel box qui sotto o, se passate dal mio sito, la potete scaricare e leggere l'articolo completo da lì. Vi saluto, alla prossima!